Buongiorno, video svuota la spesa. Non è che non abbiamo mangiato dall'ultimo video svuota la spesa e che non ho avuto tempo di girare il video, però ora mi prendo 10 minuti anche se sono in ritardo sulla tabella di marcia e vi giro il video. Non ci sono schifezze perché ho iniziato la palè, ho rispettato i buoni propositi, vediamo se li riesco a portare a termine, ci riaggiorniamo a gennaio 2025. Ho iniziato la palestra, sana alimentazione, quindi non ci saranno schifezze, poi non lo so. Io allora, la mia sana alimentazione non è un'alimentazione che seguo per, come dice Sissi, fare il corpo, ma perché ho la sindrome del colon irritabile dell'intestino, diciamo vulnerabile, quindi alcuni cibi non li posso mangiare, tra cui cereali, grano e latticini. Quindi vedrete un sacco di cose senza lattosio, ma è per questo. Però, vabbè, magari se il mio personal trainer guarda il video, cioè, perché lui pensa che io non mi alleno e mangio male. Non è vero, non è vero. Allora. Allora, caffè, questo è per mio marito perché io prendo il decaffeinato perché già sono accelerata di mio, quindi andrebbe solo a peggiorare la situazione. Due di caffè Borbone per la Nespresso. Ottimo. Due di succhi a pera per Bianca perché per mia figlia esiste solo succo a pera. Io a volte mi viene il dubbio sia mia figlia perché mai bevuto un succo a pera. Due di succhi a pera, poi latte, questo qua della Valsoia, il barista, che il cappuccino viene e che ve lo dico a fare. Fiocchi di latte senza lattosio, questi qua della Iocca, poi ce ne sta anche un altro. Una serie di omogenizzati per Vittoria, che ragazzi non so che cosa farle mangiare a sta bambina. Ci sono periodi in cui mi mangia quello che mangiamo noi, periodi in cui non vuole mangiare nulla, periodi in cui vuole solo un barattolino. Vabbè, comunque a lei non piacciono le carni bianche, le ho preso prosciutto, coerenza, no, carni bianche e prosciutto solo le piace. Poi pollo e vitello, glielo do così, il pollo, manzo e vitello. Poi ho preso del pesce per stasera. Filetto di platessa, questo qua per le bambine, glielo omogenizzo io a Vittoria, a Bianca a figurarsi, se mangia tutto pesce. Alici per me, le faccio con parmigiano pangrattato, prezzemolo in tortiera, non so come si chiamano da voi, e le mazzancolle per mio marito perché gli faccio il risotto con le mazzancolle. Come biscotti ho preso questi, senza latte e uova. Questi qua hanno della misura, dice che è una novità. Li proviamo, li ho presi perché sono in monoporzioni, quindi me li posso portare a spasso. Questo per Bianca, Lactimel a cocco, questo qua, vabbè a cocco, qualsiasi le date Bianca si mangia, cioè su questo proprio zero sbatti la bambina. Sei barrette, queste qua, sto dando queste in alternativa al parmigiano perché ovviamente povera Crista si è stancata del parmigiano e quindi le sto dando queste barrette con il succo per merenda. Sì, lo so, non è fitto. Accontentiamoci. Salmone congelato. Piselli, mettiamo subito congelati a posto. Pisellini, questi qua in primavera, ho provato anche altri piselli, ma ragazzi, non piacciono più questi. Solo questi qua riesco a mangiare perché sono piccolissimi. Devono essere proprio questi pisellini primavera, non un'altra cosa. Questi qua Findus che sono mini, 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 mini. Poi ho preso carote a fette, caponata di verdure, queste qua sono verdure miste senza condimento. Yes, esatto. Questo qua, così i contorni che li siamo tolti da mezzo e zucca grigliata. Questa qua è condita, però la volevo troppo provare. Questa magari ci metto una proteina che possono essere fiocchi di latte e 60 grammi di riso e mi sono fatta un pasto. Poi abbiamo questo qua per mio marito, lo yogurt, questo qua con il porridge sopra da portarsi al lavoro.
La fiammante, queste qua piccoline, a me la fiammante non piace particolarmente, però queste qua piccoline c'erano solo della fiammante. Quindi ho preso un'altra. Granola per yogurt o latte, questo qua. Sono andata a vedere i nutrienti, le calorie e raga, sono le stesse chilocalorie di qualsiasi altra granola, quelle bio, quelle sempre le stesse chilocalorie, quindi a sto punto mi prendo la Kellogg's. Poi ho preso ananas a fette al naturale, quindi senza zuccheri aggiunti. Questo qua è un formaggio senza lattosio. Una serie di salviette, queste qua, vetrudi. Poi ho preso anche altre. Latte e cioccolato per Bianca. Latte e cioccolato per me! Ha compiuto 3 anni, ok? Allora, gli ho tolto qualsiasi forma di cioccolato perché io non dico di, però nemmeno esagerare, quindi gli ho tolto qualsiasi forma di cioccolato al mattino. O le prendo il latte e poi le metto un cucchiaio di Nesquik, o le do il latte e il cioccolato così da bere in macchina perché facciamo tardissimo, è la stessa cosa. E poi lasciamo stare. Queste qua, le trudi. Che ve ne frega a voi? Delle salviettine, dico. Pampers, questi qua, baby dry, un pacco. Poi ho preso altri pacchi di insanitaria perché erano rimasti questi. Un altro pacco di salviettine trudi. La prima busta è andata. Poi, sempre in sanitaria, ho preso i pannolini con cui noi ci troviamo benissimo, questi qua della Trudi. Oddio. Questi, se vi faccio sapere io quanto li pago, 2,95 il pacco di pannolini in sanitaria, quindi ne ho presi 2, questi qua della Trudi, noi ci troviamo benissimo. Pensate, mi trovo meglio con i Trudi che con i Pampers Baby Dry. Tutti dicono che i Pampers, è vero, i progressi, ragazzi, i progressi, li avevo usati con Bianca perché era un soggetto allergico e gli veniva un eczema ovunque, ma non si può pagare 8 euro, 9 euro un pacco di pannolini, perdonatemi. Quindi se non ci sono problemi, i Pampers o i Trudi vanno benissimo. Anche perché Vittoria sarà una di quelle bimbe, oddio, sarà una di quelle bimbe che verrà spannolinata molto presto, perché lei inizierà la materna a 2 anni e mezzo, perché compirà 2 anni ad aprile, lei a settembre inizierà il primo anno di materna. Perché nella scuola del nostro comune possono iniziare i nati fino ad aprile, fino a fine aprile, chi è nato fino a fine aprile può iniziare a settembre dell'anno prima, però ovviamente spannolinati. Con Bianca ci sono riuscita? Sì, a 2 anni e mezzo Bianca non aveva il pannolino, con Vittoria ci riuscirò? Spero proprio di sì. Una serie di pastina Plasmon, ne vedrete tantissima. Un minestrone, questo qua, glielo faccio alle bimbe e poi glielo... Vabbè, Bianca lo mangia così, Vittoria glielo omogenizzo. Poi abbiamo, per le merende di Bianca, quando la vado a prendere a scuola mi chiede sempre le patatine. Io non gliele do, però le do questo, spicchi di mela. Le dico che sono delle patatine dolci. Bugia, perché sono senza zuccheri, mela essiccata, 100% mela essiccata. Ne ho prese un po', poi man mano che escono ve le faccio vedere. Petto di pollo, voi state facendo il conto perché poi mi dovete dire secondo voi quanto ho speso e se è giusto o meno il costo. Fiocchi di latte, un'altra passata, i sacchetti cookie per mettere il contenitore del pranzo, i piattini del pranzo di Bianca, questi qua. Ora usciranno una serie di queste che sono 100% frutta, mela e pera. Poi ho uno yogurt kefir perché vi ho detto che il lattosio io non lo posso vedere. 2 passate grandi? No, per ora solo una. Questa qua grande, questa è al basilico. Questa quando dovete fare le pizze, buonissima. Un'insalata. Bonduel con carote, 2 di questi che sono le gallette di mais con cioccolato fondente, le altre pastine di Vittoria, sempre Plasmon, abbiamo fili d'angelo, gemmine e anellini. Ah, no, ho sbagliato.
sabbiolino ho preso, oddio, ma non per qualcosa, quella se la mangia pure, ma cioè, non so se avete mai cucinato questa sabbiolina, ve la ritrovate ovunque, sul piano cottura, a terra, ovunque, sta sabbiolina, è infame. Poi abbiamo un altro yogurt kefir, questo qua invece è muesli croccante alla nocciola. Un'altra passata è finalmente la mutti, mia prefe, questa se dovete fare il ragù, se dovete fare la bolognese è top. Poi abbiamo un altro yogurt, sempre questo qua kefir, questo è muesli e frutti di bosco, sono buoni, li ho assaggiati. Poi abbiamo queste qua, che io queste, allora, questa è mela, ma ho comprato anche pere e prugna, ora usciranno. Io queste gliele do a Vittoria per merenda quando mi rifiuta qualsiasi cosa. Frullato mela, frullato pera, frullato pera. Quindi due mele e due pere ho preso. Questi quando siamo in giro, questo è per Bianca, lo so, questa è l'unica schifezza, mi perdoneranno i nutrizionisti. Un'altra mousse, questa è mela e pera, altre, questa è spicchi di mela, sempre patatine di mela, questa qua però è mela rossa. Poi abbiamo carta igienica profumata, dei Yustel di pollo e tacchino perché per sabato per la pizza. Nutrizioni non è per me, io mangio la margherita, però alla bambina non è che è. Le posso fare adesso le patatine? Grazie. Prugna, questa qua. E due di latte senza lattosio, perché sono per me, ma sono per tutti. Ecco, non è che possiamo comprare 25.000 litri di latte. Vittoria ha il suo latte, tranquilli. Bianca ha il suo, quando dico tutti intendo me e mio marito. Poi in sanitaria abbiamo preso un altro pacco di salviette perché non so se sulla casa mia finiscono come il pane. Queste qua sono della Unco. Poi due omogenizzati. Perché prendi questi grandi? Perché Vittoria a volte non mi mangia nulla, quindi le do uno di questo grande, le vado per cena, dopo cena. Ho preso manzo, vitello. Io ancora non ho mai capito la differenza tra... Allora, vitello è sicuramente il figlio del manzo. Sto sbagliando, ho detto una sciocchezza. Comunque, seconda busta sanitaria, salviettine, queste qua, o fitra, che sono le mie preferite. Prosciutto, sempre di questi qua grandi, non so più dove metterli. E manzo e prosciutto, sempre di questi grandi. Allora, in sanitaria ve lo dico quanto è scritto. Vabbè, poi mi hanno dato due gadget da farmi provare, un ciuccio e un portaciuccio. Allora, in sanitaria ve lo dico, speso 20 euro. La spesa, secondo voi, quanto ho speso l'intera? Ve lo dico. 120 euro. 117,90. 117 euro, è venuta tutta. Secondo me è giusto, considerando il rincaro dei prezzi. Secondo me, poi ditemi voi che ne pensate.